Ci troviamo sul cantiere della nuova viabilità di accesso al terminal contenitori di Genova Prano. In accordo con Autostrade per l'Italia, questa notte, per consentire le operazioni di varo, è stato chiuso il casello autostradale ed inoltre, in accordo con il Comune di Genova, è stata chiusa via Prano. Il varo prevede di posizionare in quota la rampa provvisoria, che è composta da due travate metalliche a 20 luce circa 20 metri e peso complessivo 77 tonnellate. Tale rampa ci permetterà di utilizzare il viadotto esistente, mentre le porzioni del viadotto esistente a monte verranno demolite. Le travate sono state realizzate presso gli stabilimenti dei Fincantieri Infrastructure di Valleggio sul Mincio, sono state trasportate a Genova e preassemblate a piedopera. L'impalcato da quota zero è stato sollevato e parzialmente ruotato fino a raggiungere i 6 metri d'altezza circa. Le operazioni di varo sono durate complessivamente 4 ore e hanno visto impegnate maestranze altamente specializzate. Terminata questa fase verrà realizzata la sede stradale al di sopra dell'impalcato metallico e verranno successivamente aperte le due corsie in uscita dal casello adiacenti a Villa Podestà.